Se l'è vista davvero brutta il Bologna contro un Avellino indomito e generoso. Eliminazione evitata all'ultimo respiro grazie alla traversa della porta di Da Costa, che ha scongiurato il peggio sulla gran giocata di Castaldo. Impresa dunque sfiorata da parte degli Erpini, che in realtà avrebbero meritato la finale. Adesso i felsinei hanno il lieve vantaggio del miglior piazzamento ottenuto in classifica al termine della stagione regolare. Potranno inoltre giocare il ritorno in casa, ma il Pescara ha dalla sua l'entusiasmo ed una migliore organizzazione di gioco. Ostenta tuttavia ottimismo al telefono l'avvocato statunitense, nonché presidente del Bologna, Joe Tacopina. Beh, parla italiano perfettamente. Non dico bene, ma sto studiando, speriamo in futuro. Dico bene, ma provare. Senta, presidente, ma si aspettava il Pescara in finale oppure insomma avrebbe preferito il Vicenza? Ci dica la verità. Uguale, due squadre buoni, ma Pescara una squadra con grandi tifosi, un bel zona, una bella storia, un complimento. Per me non è importante, perché speriamo vincere di tutto, ma complimenti a Pescara, speriamo che vinciamo. Lei naturalmente sarà a Pescara venerdì, sì? Sì, sono lì in Pescara. Perfetto, ma lo sa che è una bella città, quindi la conosce, sì? Sì, sono lì una o due volte in prima. Perché lei è un grande amico di Max Vincione, mi pare, no? Di ricordare. No! Ah, no? Ex presidente, eh? Sì, ex presidente del Pescara, 2007, stagione 2007. Ah, non è vero? Sì, quindi, so. Quindi non conosco lui. Lo sa che Bologna porta fortuna al Pescara, allo stadio di Bologna? Lo sa che in passato, insomma, le grandi imprese sono state ottenute dal Pescara proprio a Bologna? Ma non più, cambio tutto con me, io cambio tutto, non porto fortuna non più. Staremo a vedere, grazie. Ma prossima stagione tu vai in Serie A, ok? Questo no. Stagione, grazie, presidente, grazie davvero.